so che siete cominciati a essere stanchi, ma io metto, continuo a mettere, diciamo, pezzi che non sono complicati di per sé, ce ne sono tanti nella radiazione di cui tener conto, che vanno considerati, poi se si vogliono fare i calcoli esatti. E in particolare io vi mostro come li facciamo con gli strumenti che poi metterò a vostra disposizione, che venerdì magari utilizzeremo. Come in tutto questo, finora non abbiamo mai parlato di nuvole. Abbiamo parlato sì di assorbimenti, di diffusioni, di cose, ma non abbiamo parlato dell'effetto delle nuvole. L'effetto delle nuvole qui lo pensiamo complessivamente come un effetto di attenuazione, che vedete rappresentato qui da questo coefficiente C con S. È una formula del tutto analoga, vedete ho sempre messo le frecce down per indicare le componenti della radiazione che sono verso il basso, una freccia in su quelle che vengono verso l'alto, quindi potete dimenticarvi i nomi ma non le direzioni. Potete chiamare la radiazione che va verso l'alto e la radiazione che va verso il basso, la radiazione diretta e la radiazione diffusa. Questo vi aiuta a ricordare tutti i vari termini che compaiono. In modo del tutto analogo, anche la radiazione diffusa subisce un'attenuazione delle nuvole. E di nuovo c'è questo coefficiente C con D, che è un coefficiente che diminuisce la radiazione diffusa in assenza di nubi e produce la radiazione diffusa complessiva che noi misuriamo a terra. Evidentemente la radiazione che noi riceviamo veramente sulla superficie, senza tener conto se siamo su una superficie inclinata o no, perché dopo questo comporterà degli ulteriori cambiamenti, è uguale alla parte di radiazione diretta e alla parte di radiazione diffusa che hanno subito tutte le attenuazioni che noi in cui abbiamo tenuto in conto prima. Questa è misurata in una stazione. Quello che si l'approssimazione che facciamo noi è che la radiazione diffusa subisca una riduzione rispetto alla, cioè che la radiazione diffusa sia direttamente proporzionale, vedete qui, alla radiazione diretta. Torniamo una, adesso forse vi siete persi. La radiazione qui è rappresentata come, cioè non la radiazione diretta, la radiazione totale, S cappello star, che è la somma di radiazione diffusa e radiazione diretta. E diciamo, beh, la radiazione diffusa è data da un coefficiente per la radiazione totale, K con D. E viceversa, quindi la radiazione diretta sarà 1 meno questo coefficiente per la radiazione totale, proprio per come è definita sopra qui la radiazione. Quindi alla fine otteniamo questa espressione, la radiazione diffusa, cioè c'è un certo coefficiente di attenuazione complessivo della radiazione diffusa, che è questo C con D, che dipende da questo altro coefficiente KD, che dipende da questa radiazione che chiamo short wave totale, diviso la radiazione diffusa. Allo stesso modo la radiazione diretta è controllata da un coefficiente 1 meno K con D, e l'altra è la relazione che lega il tutto. Questi coefficienti K con D, che sembrano una superfettazione oppure una sovrastruttura, non saprei come dire, di tutta la teoria, vi sono serviti non perché siano necessari, ma perché sono i coefficienti che in realtà si trovano tabulati in letteratura in numerosi casi di studio. In particolare qui ne esistono tre studi che sono implementati negli strumenti.
poi io mi farò avere, e che sono venuti ad Erz, Rhein e Boland. E quindi il focus poi del software è dare questi coefficienti K con D e attraverso di questi calcolare i coefficienti C con D e attraverso di questi poi calcolare tutta a ritroso tutta la radiazione. C'è un altro, la radiazione che vi ho presentato io, in particolare le attenuazioni, sono relative a punti. Cioè per ogni punto io posso calcolare questi coefficienti di attenuazione. Però sono diversi. Come faccio a calcolare questi coefficienti di attenuazione? In generale io non ho solo la teoria per calcolare questi coefficienti di radiazione, non ho un modello di radiazione. Sì, ho delle formule empiriche che contengono questi coefficienti, ma questi coefficienti alla fine li devo misurare. Le devo tarare, calibrare relativamente a delle misure che io faccio a terra in punti di stazione meteorologica dove io misuro la radiazione diretta e diffusa spesso, ma generalmente la radiazione totale con uno strumento che si chiama piranometro. E quindi per esempio lì, in questo è c'è nessun bellunese tra di voi, lei riconoscerà, ecco vedete, questo è l'alto bacino del Piave che corrisponde con la provincia di Belluno, e vedete lì ci sono tutta una serie di stazioni che hanno determinati numeri. Allora i nostri coefficienti di riduzione che vedete prima sono calcolati in una stazione, in una di queste, quindi noi avremo i coefficienti di riduzione e saremo capaci di calcolare la nostra radiazione in un intorno sufficientemente piccolo di questi punti di misura. Sorge quindi un problema: come faccio a calcolare la radiazione e le attenuazioni negli altri punti? Certamente negli altri punti posso calcolare l'energia della radiazione sulla superficie dell'atmosfera, posso calcolare la radiazione anche relativamente al piano inclinato, ma non riesco a calcolare né l'attenuazione dovuta alla presenza di nubi né quella dovuta allo stato dell'atmosfera sulla superficie sopra il punto misurato. Beh, è una cosa che possiamo fare una volta che abbiamo i coefficienti di attenuazione in questo punto è di trovare un sistema di interpolazione che mi interpoli i coefficienti di attenuazione e poi usare quei coefficienti di attenuazione interpolati. Ma sui sistemi di interpolazione interveniamo fra qualche lezione, quindi voi adesso ancora non lo sapete. E difatti qui poi parleremo di queste cose qua.